Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con i principali rappresentanti di tutte le forze politiche che sono rappresentate in Parlamento. Desidero ringraziarli tutti vivamente per la franca e cortese interlocuzione che ho avuto con tutti loro. È stata una giornata proficua da tutti i punti di vista, perché mi ha consentito di acquisire una serie di prime valutazioni espresse dai vari interlocutori politici, valutazioni e sensibilità che mi torneranno molto utili nella formazione del governo. Concluderò questa giornata incontrando una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per il default di alcune banche. Queste persone, anch'esse, hanno diritto, come tante altre, ad essere ascoltate dalle istituzioni. Sono persone che chiedono il rispetto dei loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato, come è scritto dalla Costituzione. Dirò loro che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici, di una vita di lavoro, sarà uno dei principali impegni di questo governo, il governo del cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito. Nella prima mattinata di domani incontrerò invece il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Per ciò che riguarda i tempi della formazione del contratto, della formazione del governo, scusate, dedicherò l'intera giornata di domani ad elaborare una proposta da sottoporre al Presidente della Repubblica. I ministri che proporrò, così come il sottoscritto, saranno ministri politici. Saranno cioè persone che condividono obiettivi e programmi del governo del cambiamento, che abbiano dato prova di poter adempiere alle funzioni pubbliche che saranno loro affidate con disciplina e onore. Grazie a tutti.